volte lo si cambia per errore, come un lavaggio del domani cambia colore. Abbiamo suonato in palchi che non erano palchi, eventi dove ti pagano, eventi dove non ti pagano, praticamente paghi tu, oppure in posti dove dovevamo pagarti, poi sei ancora lì che aspetti che ti paghi. Ragazzi, venite a suonare da me, sì, arrivi lì, ci sarebbe la tessera obbligatoria da fare. Sì. Devo suonare, ti devo dare i soldi. Se appoggi un dito in un punto qualsiasi di una cartina dell'Emilia Romagna, beh, lì, proprio in quel punto, probabilmente è nato un cantante. Non uno qualsiasi, uno importante. Perché in Emilia Romagna la fama di un musicista è inversamente proporzionale alla grandezza del posto in cui è nato. Rocco Cesi è diventato famoso nel mondo per il fatto che comunque qui è nato Zucchero. Correggio è sempre stata una cittadina che ha avuto questa caratteristica di avere persone strane. Una delle forze di Luciano è stato proprio guardare intorno a sé. Infatti i personaggi delle canzoni o dei film sono tutti personaggi, diciamo così, autoctoni. E aveva voglia di raccontare forse un po' di questo mondo. Per molti era un difetto il fatto di essere dei paesani, dei provinciali. Tu abitavi in un paese, quello che abitava a Milano, no, abita a Milano, l'altro abita a Roma, tu dove abiti a Novellara? Dove è Novellara? I nomadi qui erano trattati come dei pidocchiosi, nel senso che i cappelloni non esistevano. Quando giravi per strada, prendere del colatone era roba da ridere. Se tu fossi mio figlio, tu a cena, a tavola a mangiare con me, non ci vieni. Ma delle cose, ma io dico, ma boh. Qui se la giocano cantautori, rockstar, popstar, bluesman, redelicious, cantanti folk e melodici. Cavriaga è famoso perché abbiamo avuto Laureata Berti, una cantante che è venuta proprio dal niente. Che per noi è tanto, perché non avendo nessun nome un po' in lustro. Io avrei voluto fare l'hostess, ma le mie amiche che erano in video mi dicevano: ma non puoi fare l'hostess perché sei troppo bassa di statura, le hostess dovevano essere tutte delle fotomodelle. Non posso dire come sarebbe andata se avessi vissuto in un'altra città, magari anche meglio, questo nessuno lo può sapere. Sappiamo soltanto quello che è successo. In brindisi a paese mio e al viaggio. Al viaggio.